Bentornati, rimaniamo sul tema che riguarda il caro bollette, lo abbiamo detto più volte, insomma, gli imprenditori, oltre che alle famiglie e alle amministrazioni anche comunali, sono in preda a uno shock vero e proprio perché stanno arrivando le prime bollette energetiche e i rincari sono veramente esorbitanti. Eclatante anche uno sfogo, così se possiamo dire, della famiglia Riello che ha pubblicato anche due bollette, le vediamo subito. Un importo datato 2021, 18 febbraio 2021, 51.000 euro, quindi che si è visto ovviamente quasi quintuplicare a 234.000 euro esattamente un anno dopo, a parità più o meno di consumo. E per affrontare questo tema stasera abbiamo il presidente di Ermec Spa, azienda veronese con sede a Bevilacqua, Alessandro Riello. Benvenuto presidente. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dicevamo, rincari in parte annunciati, ma non di queste proporzioni probabilmente. Abbiamo visto i numeri che riguardano anche la vostra azienda. Sì, sì, è veramente stato uno shock ricevere un conto di questo genere. Una piccola correzione, è vero che è stato mese su mese, dicembre su dicembre, il quintuplicato con il 15% di consumo in meno, quindi abbiamo consumato meno e pagato 5 volte di più. Direi che è stato, questa è la goccia che forse ha fatto traboccare il vaso e che ci deve invitare a riflettere. Ormai è un anno, lo sappiamo tutti, che viviamo rincari importanti a livello di materie prime, di base, di componentistica. Ma lì abbiamo degli interlocutori con cui noi imprenditori possiamo confrontarci, trattare, verificare. Quello dell'energia è un mondo assolutamente che per noi rappresenta un'incognita. Non abbiamo gli interlocutori ed è per questo che chiediamo al sistema paese, alla politica, al governo di accompagnarci in questo momento. Perché una situazione di questo genere può riflettersi sulla resistenza ed esistenza delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro. Non riguarda solo noi non siamo un'azienda energivora in modo puntuale, riguarda poi le aziende che sono energivore e che rischiano veramente di non poter più avere sopravvivenza, ma questo mette in crisi o in discussione anche la nostra sopravvivenza di manifatturieri, perché chiaramente noi facciamo parte di una filiera e quindi subiremo a nostra volta rincari o aumenti che dopo quelli già subiti l'anno scorso non so se i mercati saranno pronti a recepire. Giustamente, come ha sottolineato anche suo figlio Giordano Riello in un post recente, sono importi che difficilmente si riesce poi a scaricare nel mercato. I vostri clienti, gli stakeholder, non accettano rincari quintuplicati rispetto a quanto voi pagate con il costo della materia prima, in questo caso l'energia. Quindi c'è un problema effettivo di sopravvivenza, di liquidità. Certo, ed è proprio per questo che noi dobbiamo cercare di trovare il modo di calmierare questi aumenti. Parlavo prima di sistema paese e la politica nostra che deve riprendere coscienza degli argomenti importanti di cui occuparsi, deve svolgere il suo ruolo in un contesto peraltro europeo, perché questo problema riguarda il nostro paese, le nostre imprese, ma riguarda l'intera Europa. Purtroppo, me lo lasci dire, noi stiamo abbiamo sotto gli occhi i risultati di quella che è stata una globalizzazione dissennata. Abbiamo delegato ad altri paesi, a altri continenti, la produzione di componenti strategici per le nostre imprese. Una volta avevamo una filiera corta, l'Europa si poteva dire quasi autonoma nei processi produttivi. Certo, non si può avere un'indipendenza assoluta, però questo esisteva. Oggi purtroppo abbiamo pensato di avere in altri paesi le fabbriche del mondo e ne stiamo pagando le conseguenze.
Lei ha fatto in tempo anche a vivere a livello professionale altre crisi energetiche, pensiamo a quella del 73, poi seguita a quella del 79. Trova delle analogie oppure è diversa questa che stiamo vivendo nel 2022? Secondo me è totalmente diversa. Io ero giovane, ero ancora ragazzo, però ricordo il momento dell'austerity seguito alla crisi petrolifera del 1973-74. Però quella era una crisi che aveva una fisionomia ben definita. Si sapeva dove era nata, si sapeva perché si era generata. E c'erano per certi versi gli strumenti per poter intervenire. In questa volta, invece, purtroppo, non si riesce a capire dove sia la coda di questo pesce e come si possa afferrarla per poterlo pescare davvero. Tra l'altro, insomma, la sua azienda si occupa di sistemi per la ventilazione, per il condizionamento negli ambienti di lavoro e quant'altro. Si parla chiaramente di energia anche in questo caso, si parla di transizione energetica. Come potremmo fare per essere più indipendenti in futuro, secondo lei? Anche da queste dinamiche geopolitiche, abbiamo prima citato la Russia, lo strapotere di Putin nei confronti dell'Europa, basta che decida di chiudere il gas e noi rimaniamo al freddo. Insomma, come dovremmo fare per essere più autonomi e per garantirci un futuro più stabile dal punto di vista dell'approvvigionamento delle fonti energetiche? Ci vogliono due strategie. Dobbiamo mettere in campo delle idee sul breve termine, che è quello come traguardare questo momento di grande difficoltà che stiamo vivendo. E dobbiamo pensare però anche al medio termine, quindi alle forme di energia che ci rendano non dipendenti in modo così importante da realtà che siano al di fuori del nostro paese e del sistema comunitario. Dobbiamo continuare indubbiamente a investire sulle energie verdi, sul green. Vorrei ricordare che il nostro paese comunque è il paese con percentualmente più alta produzione di energia verde, dai pannelli solari all'idroelettrico, ai sistemi eolici. Però, e addirittura l'anno scorso, noi c'è stato un giorno in cui forse pochi lo sanno, siamo riusciti a spegnere tutte le centrali termoelettriche che abbiamo e abbiamo praticamente solo lavorato con l'energia, chiamiamola così, pulita. Però questo non basta e ci fa capire quanto dobbiamo comunque magari ritornare a pensare con estrema coscienza, perché le cose devono essere fatte nel modo più corretto, perché dobbiamo pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti, anche ad altre alternative energetiche, come può essere il nucleare, che noi Certo. abbiamo completamente abbandonato. Ricordo che al tempo in cui fu abbandonato il nucleare, l'Italia esprimeva le più alte tecnologie a livello quasi mondiale. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbandonato un sistema per poi legarci come importazione a tutti i paesi che ci circondano e che hanno fatto il loro investimento in nucleare. Siamo circondati di nucleare, paghiamo quell'energia molto cara, i rischi li corriamo comunque in ogni modo e veniamo penalizzati. Vi aspettate qualcosa dalla politica? Chiedo quest'ultima domanda, Presidente. Le chiedo a nome di, ovviamente, come imprenditore, il governo, la politica potrebbe incentivare, aiutare le imprese venete, veronesi, italiane ad uscire da questa situazione? Oppure si sta dimostrando un po', inefficace l'azione politica odierna? Allora, non posso esprimere un giudizio perché siamo in attesa di decisioni che il Consiglio dei Ministri deve prendere. Quindi ci riserviamo un giudizio dopo che questo sarà avvenuto. Certo, abbiamo un governo che oggi speriamo possa continuare a lavorare nella stabilità.
Crediamo molto in questo Presidente del Consiglio, ci auguriamo che ci sia da parte dei leader dei partiti una presa di coscienza, perché se così non fosse, metterebbero a rischio la vita di tutta la nazione. È chiaro, il suo messaggio è chiarissimo. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi e per aver testimoniato la sua realtà, che è una realtà di tanti imprenditori che in questo momento dimostrano la voglia, la volontà di riprendere e di riguadagnare il terreno perduto. Ma ovviamente sul percorso ci sono molte insidie. Però lei è un ottimista, quindi avanti, no? Il bicchiere sempre mezzo pieno. Grazie, Grazie. Presidente. Grazie infinite, buona serata. Verona Economia stasera termina qui e noi ci vediamo domani alla solita ora. Grazie per averci seguito.